in questo momento, mentre voi state vedendo questo video, mi stanno operando. Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati nel canale. Oggi voglio inaugurare una nuova serie di video che si intitolerà Il tè con la striga. In questo caso oggi io non berrò il tè ma il latte, perché sono molto molto ammalata e ho necessariamente bisogno di recuperare il prima possibile. Oggi è 13 marzo, ma voi state vedendo questo video il 18 marzo, lunedì, quindi, e in questo momento, mentre voi state vedendo questo video, mi stanno operando. Chi mi segue da un po' già qualcosina lo sa, ma penso che questa cosa in particolare la sa solamente il 10% di voi. Allora, intanto apro, ecco, tolgo il coperchio e bevo un po' del mio latte caldo con una punta di miele. Questa serie di video, non lo so se qualcuno l'ha già chiamata così, però io la voglio chiamare il tè con la strega, perché praticamente ci sono molti video chiacchiericci in cui magari ci si prende il tè, il caffè, comunque una bevanda e quant'altro. E come primo video ho deciso di parlarvi un po' della mia malattia, perché per chi non lo sapesse io ho una scoliosi molto grave, una scoliosi idiopatica, e la scoliosi è una malattia delle ossa, precisamente della colonna vertebrale. La mia scoliosi, oltre ad avere una forma di S, quindi chiamata ad S italica, quindi proprio una vera e propria S, abbiamo scoperto più in là che in realtà mi è stata tramandata da mio padre, ma non ce ne siamo mai accorti prima, perché a mio padre è praticamente leggerissima, mentre la mia è abbastanza grave. Vi racconto velocemente la mia storia. Sicuramente qui vi sto mettendo la foto della mia radiografia, e questa radiografia che vedete in realtà non è come sono ora, perché è di 4 anni fa. Ora sono molto peggio. E cosa è successo? Quando ero piccolina io facevo danza. Arrivata all'età di 13 anni, dopo essermi fatta la doccia, mentre facevo vedere dei passi di danza ai miei genitori, mio padre, accarezzandomi dopo aver fatto vedere il mio ballettino stupendo, si accorge che c'era qualcosina che non andava. Ha sentito tipo un bozzetto, chiamiamolo. Mi fa: scusami, vieni qui, piegati un attimo, fammi vedere. E piegandomi si è accorto che la mia colonna vertebrale non era per niente dritta. Mi hanno assolutamente abolito la danza. Immaginate, 13 anni, sport della mia vita, anzi disciplina, volevo diventare anche insegnante di danza, mi dicono che devo abbandonare. Ciao, trauma! Quindi ovviamente ho portato il busto per un po' di anni, ho fatto un po' piscina, sono andata da un osteopata che mi faceva delle manipolazioni, sono tipo dei massaggi dedicati al corpo, appunto alle ossa, e però ci accorgiamo che invece di migliorare peggioro. Vado ad una visita e un dottore mi dice che per la scoliosi non c'era mai più nulla da fare ed era da operare. Ovviamente, dicendo una cosa del genere a una ragazzina di 14 anni, io sono scoppiata in lacrime e non ho voluto fare l'operazione, perché ho detto: ma dai, non è possibile che non ci sono altre soluzioni. Così il dottore ci ha detto: vabbè dai, proviamo comunque ancora con ginnastica posturale e busto e vediamo come procede. Il problema è che mi sono trovata negli anni delle superiori, in cui sappiamo benissimo come sono i ragazzini e le ragazzine, che sono la feccia della feccia, e non ho avuto un minimo di aiuto se non prese in giro. Ma questa è esperienza mia. Io spero che se voi portate il busto vi stiate trovando in una classe come si deve, e quindi non solo alla classe ma anche a scuola o anche in giro mi prendevano per i fondelli, perché comunque calcolate che dovevo necessariamente mettere degli indumenti molto larghi, di almeno due misure più grandi di me, per nascondere
il busto e quindi risultava abbastanza strana. Comunque non mi ricordo se ve l'ho detto il perché della mia voce strana, ma è perché sono ammalata. Vabbè, siccome è sabato, quindi tra 3 giorni devo andare a ricoverarmi, sto cercando di recuperare con latte caldo, non devo prendere freddo, non devo uscire e quant'altro. Comunque decido di abbandonare il busto e di lasciar proprio perdere, non dedicarmi più a questo mio problema di salute. Perché? Perché in realtà non mi dava chissà quanti dolori all'epoca. Un paio d'anni dopo mi rendo conto che inizia un po' a darmi fastidio, mi stanco molto, non riesco a fare le passeggiate come tutte le altre ragazze della mia età, così inizio a fare quella, vari massaggi, ginnastica posturale e anche dei medici mi dicono che semplicemente con la ginnastica non c'erano problemi, potevamo recuperare la situazione. E ovviamente io ci ho creduto. Fatto sta che arriviamo a 2 anni fa in cui arrivo al peggio del peggio, perché mi rendo conto che io passo la maggior parte del tempo a letto, quindi esco poco e la maggior parte della mia giornata sì, la passo sdraiata. Oppure se esco devo sempre sedermi, oppure devo alzarmi, non posso stare praticamente sempre nella stessa posizione. 2 anni fa decido di informarmi e fare la visita da un chirurgo, era l'ultima spiaggia, ma dovevo farla almeno per capire se effettivamente era da operare o meno. Vado da questo chirurgo spettacolare e mi dice che effettivamente è da operare. Quindi ormai grandicella, dico va bene, facciamo questa cosa qui, anche perché non è normale, raga, che io non sono mai andata in un Luna Park, non posso fare sport o altro. E vi dico una cosa, se avete una scoliosi che supera i 40-45 gradi, sapete di cosa sto parlando appunto, se avete la scoliosi, è da operare. Non fatevi prendere per i fondelli dei medici che vogliono semplicemente essere pagati, e perché sappiate che dovete assolutamente operare. Quindi dopo questa visita sono stata inserita in una lista d'attesa e sono stata chiamata per iniziare il day hospital a ottobre dell'anno scorso. Quindi ho iniziato la preparazione con tutte le varie visite, tutti gli accertamenti per vedere se effettivamente sono in salute per poter affrontare un intervento del genere, perché è un intervento importante, quindi bisogna essere in salute. Nell'ultimo anno sono peggiorata molto perché non riesco a respirare più bene, dolori, raga, incredibili, allucinanti, e se avete la scoliosi sapete di cosa sto parlando. Non riesco nemmeno più a mangiare tanto perché la mia scoliosi, oltre a essere appunto una S, è anche ruotata, quindi mi sta un po' comprimendo lo stomaco e quindi non mangio nemmeno tanto. Per fortuna appunto è arrivato il magico momento e quindi mentre state guardando questo video io mi sto operando, oppure sono uscita dalla sala operatoria, non lo so, perché calcolate che la mia scoliosi è grave, quindi potrebbero esserci anche 8 ore di lavoro. Ovviamente sappiate che farò il vlog, quindi vloggerò i giorni del ricovero, anche perché non so che cavolo fare, sto facendo una mega organizzazione per passare del tempo lì 2 giorni, so solamente che il sabato farò dei test allergici, la domenica non lo so e il lunedì ci sarà l'operazione, so solamente che il mercoledì mi metteranno in piedi e mi faranno camminare. Non so quando riuscirò a prendere il telefono in mano, ma mi aiuterà la mia famiglia per farmi vari video e foto, quindi vi aggiornerò, farò un video aggiornamento e così vi posso anche parlare meglio dell'operazione, come è andata, in cosa consiste e tutto quanto. E ovviamente mi sono portata avanti con i video perché sappiate che il recupero di questa operazione è abbastanza lungo, più o meno un mesetto. Quindi io vi ho già preparato i video fino alla prima settimana di aprile e al massimo poi durante la prima settimana di aprile inizio piano piano a filmare tutti gli altri video. Quindi ragazzi e ragazze, incrociate le dita per me, speriamo che tutto vada al meglio. Nei prossimi video dedicati al tè con la strega vi aggiornerò su Instagram delle varie tematiche di cui parleremo e vi farò delle domande, quindi magari qualcosa dedicato all'amore, delusioni, bullismo, cose molto particolari.
Comunque niente ragazzi e ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!